Sola nel mondo eterna, a cui si volve ogni creata cosa, in te, morte, si posa nostra ignuda natura. Lieta no, ma sicura dall'antico dolor. Diamine, chi ha insegnato la musica a questi morti che cantano di mezzanotte come galli? In verità che io sudo freddo e per poco non sono più morto di loro. Io non mi pensava. Perché li ho preservati dalla corruzione che mi risuscitassero. Così Giacomo Leopardi, nel dialogo di Federico Ruic e delle sue mummie, allude a quel fervore di studi e di sperimentazioni finalizzati a scoprire come preservare i corpi dalla putrefazione e dal decadimento organico. Di questa ricerca il rappresentante più ermetico e complesso è forse Girolamo Segato. Esploratore, cartografo, naturalista, curioso indagatore della natura, Girolamo Segato è una delle personalità che maggiormente hanno incuriosito gli studiosi di storia dell'anatomia, sia per il mistero da cui è circondata la vita di questo eclettico personaggio, sia per il carattere singolare dei suoi preparati, che nelle realtà museali in cui sono collocati costituiscono nuclei peculiari a sé stanti. Girolamo Segato era nato nel 1792 in una cella della Certosa di Vedana in provincia di Belluno e sotto la guida del parroco di Sospirolo si svilupparono in lui lo spirito di osservazione e la passione per l'indagine della natura. Durante le frequenti escursioni nelle montagne del Bellunese raccoglieva minerali, piante, animali di piccola taglia, fossili, che poi studiava, conservava, e classificava in un piccolo laboratorio allestito nella casa paterna. Non potendo proseguire gli studi per motivi economici, lavorò come contabile, ma approfondì le sue conoscenze di chimica, fisica, matematica e scienze naturali. Visse a Padova e poi a Venezia, dove conobbe Annibale De Rossetti, titolare di un'azienda commerciale al Cairo. Accettò con entusiasmo l'impiego che gli venne proposto che gli consentiva di visitare un paese affascinante e ricco di prospettive. Prima di partire scriveva alla madre. Io spero molto, Colà. Sono molto, ma molto bene appoggiato. Metterò tutto l'impegno onde farmi amare e meritarmi il compatimento e l'amicizia di quei signori, onde poter essere così un giorno di sollievo alla famiglia. Mi vergogno d'essere vissuto tanti anni come un parassita e tempo ormai di cambiare sistema. Dal suo arrivo al Cairo, dove giunse il 26 settembre 1818, iniziò il più felice periodo della sua vita, in quanto poté realizzare compiutamente la sua passione per la ricerca e l'esplorazione dell'ignoto. Partecipò a numerose spedizioni durante le quali raccoglieva ogni tipo di materiale archeologico e mineralogico, prendendo appunti e facendo rilievi geografici e geologici corredati da minuziosi disegni. Particolarmente interessante fu l'esplorazione della piramide di Abusir, presso Saqqara, nella quale rimasi chiuso per diversi giorni, tanto da essere colto da un malore che richiese alcuni mesi di cure al Cairo. Durante la convalescenza, nell'ampio e attrezzato laboratorio farmaceutico dei De Rossetti, compiva ricerche sulla preparazione dei papiri, sui colori utilizzati dagli antichi egizi e sui processi di mummificazione. Visitò poi altri villaggi e siti archeologici, tra cui l'oasi di Siwak. Testimonianza delle sue esplorazioni è il ritrovamento del suo nome inciso su un pilastro del tempio di Dendur attualmente ricostruito presso il Metropolitan Museum di New York e su una parete del colossale Tempio di Medinet Habu, nei pressi di Luxor. Di questa sua tendenza trasgressiva aveva fatto cenno nella lettera inviata dal Cairo al fratello Valentino. Visitai Soda, a Mischintino, al lato occidentale del Nilo, montai il piccolo Bakbak. Ove trovai il nome di nove viaggiatori europei. Fra questi due italiani. Io vi posi il terzo. Tornato al Cairo, completò numerose carte geografiche e disegni abbozzati durante le sue esplorazioni e proseguì i suoi studi. Nell'aprile del 1823 decise di tornare in Italia per un periodo di riposo. Lasciando al Cairo tutto il materiale che aveva raccolto nei quasi cinque anni trascorsi in Egitto e col proposito di tornarvi appena possibile. Si stabilì a Livorno, dove Annibale De Rossetti dirigeva una banca di assicurazioni marittime e ben presto recuperò un buono stato di salute, per cui decise di ripartire per l'Egitto, come risulta dalla lettera inviata alla sorella. Mia cara Teresa. Ora sono contentissimo per la sicurezza che tutti siete bene. Io sono alla vigilia della partenza per l'Egitto, che sarebbe già successa da qualche giorno se il vento fosse stato propizio. Il suo desiderio venne però disatteso, dal momento che un furioso incendio, scoppiato nella casa dei De Rossetti al Cairo, aveva distrutto la maggior parte delle sue collezioni archeologiche e scientifiche dei suoi disegni e manoscritti, e in modo particolare il suo accurato diario delle spedizioni egiziane. Nel giugno 1824 si trasferì quindi a Firenze come agente della Banca Livornese e ben presto venne accolto negli ambienti intellettuali fiorentini, grazie alla fama che aveva conquistato come esploratore. Strinse amicizia con i personaggi di maggior spicco della città, tra cui Paolo Fumagalli, fondatore di un importante stabilimento tipo calcografico, con cui collaborò a lungo, l'avvocato Giuseppe Pellegrini e la giovane figlia dell'avvocato Antoncino Rossi, Isabella, futura contessa Gabardi Brocchi, con la quale stabilì un'affettuosa amicizia. In quel periodo ebbe anche l'occasione di essere ricevuto più volte dal Granduca di Toscana Leopoldo II il quale, manifestando un profondo interesse per la cultura egizia, gli promise sostegno e aiuto economico. Pregiatissimo signor padre, partì dall'Europa con un piano, non risparmiai né fatiche né privazioni, onde condurlo a termine. La fortuna mi secondò per quattro anni e mezzo. Il mio amor proprio ne esultava e non attendevo che l'ultima azione di qualche cosa per ritornare in seno alla famiglia quando la fatalità distrusse il tutto. È ben doloroso, signor padre. Questo però non influì quanto a cangiare il cuore del mio signor De Rossetti. Io sono sempre il suo amico in tutta l'estensione del termine. Il Granduca al quale ebbe occasioni di presentarmi più volte, desiderava vedere i pochi frammenti dei miei appunti, disegni e pezzi salvati dal fatale incendio. E io sono imbarazzato. Non ho il tempo materiale di ordinarli in modo da poterli presentare ad un sovrano. Si dedicò per circa tre anni alla stesura di un testo illustrato sull'Egitto. Basato sulle dirette esperienze ed esplorazioni, che in mancanza di finanziamenti esterni stampò in proprio, costituendo una società con l'ingegner Lorenzo Masi di Livorno, che aveva conosciuto in Egitto. Nel luglio 1827 uscì il primo volume. Ma l'opera non incontrò i favori degli intellettuali fiorentini e, in modo particolare, del granduca Leopoldo II, che sicuramente non aveva gradito la dedica al re di Francia. Mentre si apprestava a scrivere il secondo volume, il suo socio fuggì a Parigi, portando via non solo i pochi fondi di cassa, ma anche le copie invendute del primo volume e tutto il materiale illustrativo originale necessario per il proseguimento dell'opera. Visto l'insuccesso della sua attività geografica e cartografica, Segato tornò alle ricerche di chimico e naturalista in un laboratorio che aveva allestito all'ultimo piano del Palazzo Spini, sul Lungarno Acciaioli, dove compiva esperimenti chimici di varia natura, studiando vari metodi per la conservazione della sostanza organica e per la solidificazione dei corpi animali. Memore delle esperienze egiziane, il suo interesse si concentrò sempre più sulla pietrificazione degli organi umani ottenendo risultati eccellenti per quanto concerneva il mantenimento sia delle forme originarie, sia del colore e dei caratteri. Temendo di essere derubato del suo segreto, Segato aveva però deciso di distruggere i suoi appunti. Sono ora due anni e mezzo circa che, avvisato di trama da alcuni invidiosi, macchinata per giungere con qualunque mezzo a scoprire il mio processo, per evitare ogni pericolo dannai con dolore alle fiamme il mio giornale, in cui dettagliatamente stavano segnati i pezzi, il loro andamento progressivo e la forma dei risultati. La porzione di fegato umano è uno dei primi tentativi, per cui la distanza dal tempo e la mancanza del giornale ostano a ricordarmi in quale stadio possa essere. Perciò non crederei prudenza di aderire alla domanda, sebbene giustissima, dell'illustre accademia medico-chirurgica. Credo peraltro di essere certo che anche immerso per qualche giorno nell'acqua non potrebbe al più che subire qualche rammollimento e forse raggiungendo qualche leggero screpolo nella superficie senza però alterarsi minimamente in ciò che riguarda conformazione. Negli anni successivi, nonostante le difficoltà economiche, la diffidenza del mondo scientifico ufficiale, la difficoltà di procurarsi corpi e l'ostacolo della curia che guardava con sospetto la conservazione dei cadaveri, Segato proseguì le sue ricerche e i suoi studi, ottenendo risultati sempre più sorprendenti. Presso il museo del Dipartimento di Anatomia sono conservati i suoi preparati di grande interesse: mammelle color avorio e prove preliminari, zaccagna femminile con lunghi capelli biondi, testa femminile con capelli biondi e cute giallastra, dorso ed ali del naso dall'aspetto pergamenaceo, occhi artificiali, bocca semiaperta con denti incisivi e canini superiori in evidenza, che proviene dal Museo Civico di Belluno. Piano di tavolino intarsiato, proveniente dal Museo di Storia della Scienza di Firenze, con 214 pezzi anatomici pietrificati in cui sono riconoscibili un piccolo rene, un quadrato di pelle ed un piccolo piatto tibiale con menischi. Scriveva Segato a Luigi Muzzi. Firenze, 22 agosto 1835. Mi abbia per scusato se molesto sono a impregarla per la decisione del disegno del mio tavolino anatomico-patologico. Le ripeto bensì che un'immagine come ella mi ricorda, che presenti i colori d'oni, tessuti, eccetera, sarebbe un lavoro arduo. Che abbia di impiego tre mesi almeno, lascerebbe incerta la riuscita, stante la difficoltà somma che presentano taluni pezzi. E ancora una maschera facciale di consistenza pergamenacea con parti ossee di orbita e di ossa nasali, mascellare con arcata dentaria superiore completa. Una cassetta di preparati, donata dall'ingegner Giordano, erede di Segato, contiene tra l'altro una spilla con gocce di sangue reso solido e una fetta di salame solidificato. Altre parti anatomiche e piccoli animali tra cui pesci, tartarughe, serpenti, documentano la sua attività. Alcuni di questi preparati sono stati analizzati tramite le tecniche di indagine di laboratorio e di radiodiagnostica. Al dissenso della maggior parte degli scienziati, primi fra tutti il professor Paolo Savi di Pisa e l'archeologo Ippolito Rosellini, fece riscontro una diffusa notorietà che da Firenze raggiunse presto altre regioni d'Italia. Ma la Chiesa, durante il pontificato di Papa Gregorio XVI, alla fine del 1835, in seguito ad una serie di suppliche, solo apparentemente dichiarò le ricerche di segato non contrarie ai dogmi della Chiesa. Lusingato da alcuni studiosi del tempo, ma ferocemente osteggiato da altri, Destinato a una memoria tanto viva quanto limitata, inficiata dall'ignoranza del procedimento di conservazione da lui usato, Segato è stato comunque protagonista di una stagione altamente significativa della storia dell'anatomia, pressata dall'urgenza di fissare la realtà morfologica del corpo umano nei suoi dettagli sempre più minuti, per la quale la ceroplastica, il disegno e la calcografia si dimostravano ormai superati. La necessità di fornire docenti e studenti di strumenti che valorizzassero la tridimensionalità senza alterare l'aspetto cromatico e strutturale detti avvio a una fervida fase ideativa, in cui Segato si colloca come ricercatore puro, distante dalle necessità degli aspetti didattici e dalle loro ricadute sulla clinica portavoce di un dibattito scientifico che si svolgeva lontano dalle aule dell'università, all'interno delle accademie e delle società scientifiche. La morte improvvisa di Segato impedì che potesse divulgare la sua procedura. È sepolto nella basilica fiorentina di Santa Croce. Il suo epitafio racchiude il senso di tutta la sua vita. Qui Giace disfatto Girolamo Segato, che vedrebbe si intero pietrificato se l'arte sua non periva con lui. Fu gloria insolita dell'umana sapienza, esempio di infelicità non insolito.